Ciao a tutti ragazzi, sono Spiccicallen e benvenuti nel mio nuovo video. Oggi, come potete leggere dal titolo qua sotto, siamo qua per fare il resoconto di quelle che sono state le mie letture fatte durante il mese di marzo e aprile. A marzo non è uscito alcun video per un semplice motivo: ho letto 3 libri e 2 su 3 già ve li avevo esposti all'interno di video extra rispetto a quello delle letture del mese, quindi non aveva effettivamente senso che facessi ora della fine un video per un libro solo. Ad aprile invece, in totale, fra libri comunque di cui già vi ho parlato e di cui vi andrò a parlare un pochino oggi, ho letto 7 libri. Direi di partire appunto da quelli di marzo. Come ho detto, ho letto 3 libri, di due già vi ho parlato, e sono in particolare Intervista col vampiro di Anne Rice, che ho letto per il Domino Letterario. Sì, c'è ancora segno libro, ma sono andata un pochino avanti, ma ancora non l'ho finito. Mentre l'altro, di cui trovate la copertina o a destra o a sinistra da me, è Conoscere i videogiochi, che mi ha mandato la casa editrice Tunoe, un libro davvero molto interessante. Vi rimando alla recensione qua a fianco a me nelle schede. L'unico libro invece che ho letto e di cui non vi ho parlato, ma già avevo accennato la sua esistenza nel video dei preferiti di marzo come libro del mese, è Poesie Zen. È stata una lettura davvero molto molto interessante, che consiglio caldamente a tutti coloro che vogliono comunque anche un po' approcciarsi a quella che è lo stile poetico orientale, in questo caso sia cinese che giapponese. È molto interessante anche, e ne consiglio caldamente la lettura a chiunque abbia questa edizione, ma penso ci sia anche in quella della Newton Compton con la copertina bianca e arancione, l'introduzione, perché è davvero molto utile e lascia davvero tantissime nozioni riguardo quella che è la storia della poesia zen, che non tutti ovviamente potrebbero conoscere e che comunque aiuta tantissimo a chi magari non ha studiato queste cose ad entrare all'interno dell'ottica dei vari componimenti che si trovano all'interno di questo libro. Possiamo dividere i contenuti di questo libro in 3 parti distinte. Una prima parte, appunto, che è l'introduzione, dove ci vengono spiegati, come ho già detto, tutta la storia di quella che è la poesia zen, a partire dalla sua origine in Cina, sino ad giungere anche appunto all'interno del Giappone, passando per quelli che furono i waka, quindi parte anche da testi classici, quindi come il Mayoshu o il Kokin Wakashu, a comunque anche fino ad aggiungere a componimenti più moderni e contemporanei che non sono altro che gli haiku. Una seconda parte in cui comunque possiamo trovare nozioni riguardanti le varie scuole di haiku, nonché anche in che modo questi haiku vennero e vengono comunque tuttora ancora composti, quindi molto interessante anche per farsi un'idea delle varie diciamo strutture dei componimenti. E una terza parte in cui ci viene presentata quella che è la figura di uno dei poeti di haiku più importanti del Giappone, cioè Shinkichi Takahashi, di cui comunque troviamo a fine volume anche una serie di componimenti anche piuttosto rilevanti. Sicuramente, come ho già detto, una lettura adattissima a chi comunque è affascinato da quella che è la poesia orientale, e l'ho davvero molto apprezzato, tanto che io ho dato 5 stelle su 5. Ogni haiku, o comunque ogni waka, ogni poesia in generale, è riuscita a commuovermi, a lasciarmi davvero tanto, nonostante comunque siano componimenti davvero molto molto brevi. Come potete vedere, sono davvero molto veloci da leggere, ma anche in così poche parole, in così poche righe, lasciano ed esprimono davvero tantissimo. Durante il mese di aprile invece ho letto un po' di più, perché ho letto, come ho detto, un totale di 7 libri, ho superato il mio record personale che era di 6, e sono davvero molto contenta perché, nonostante alcuni siano stati libri che non mi hanno fatto impazzire, o comunque siano la maggior parte di essi libri molto molto sottili, devo dire che effettivamente la maggior parte di essi mi hanno davvero molto molto interessato. Innanzitutto abbiamo questi 4, che sono quelli di cui già vi ho parlato in altri video, in particolare Delfini della Yoshimoto, di cui vi ho parlato nel video del Domino Letterario, e questi 3 libri che sono quelli che ho letto per la Springtime Book Challenge, di cui trovate sempre il video qua a fianco a me nelle schede. In particolare abbiamo L'amore di uno sciocco di Junichiro Tanizaki, La 19esima luna di Cami Garcia e Margaret Stoll, e Londra perfetta di Sergio Barbarè. Gli ultimi 3 che ho letto comunque invece nel mese di aprile sono 3 libri che ho letto in digitale, approfittando del mese di prova del Kindle Unlimited, di cui già vi ho parlato, e vi lascio sempre qua a fianco a me il video in cui accenno che cos'è e la mia esperienza. Sono 3 libri tutti dedicati al Giappone, che però presentano contenuti molto diversi fra di loro. I primi 2 che vi vado a citare sono 2 raccolte di racconti che trattano del Giappone spettrale. In particolare sono Storie di fantasmi giapponesi, a cui ho dato 4 stelle su 5, e
nel Giappone spettrale, a cui anch'esso ho dato 4 stelle su 5, due raccolti di racconti di due raccolte di racconti scritte da Lafcadio Hearn. In realtà sono due libri a cui al suo interno troviamo alcuni estratti di un libro unico, appunto, di raccolta di racconti di folklore spettrale giapponese di questo autore. In particolare, il secondo, ci tengo a specificarlo, l'ultimo racconto che viene preso in analisi, lo si può ritrovare in maniera molto più espansa all'interno di un singolo libro edito da Marsiglio all'interno, vedete, sapete la collana che ho qua dietro, quella della Mille Gru, che tratta di letteratura comunque classica e moderna giapponese, che è La Lanterna delle Peonie, dove appunto questo racconto viene espanso, raccontato in maniera molto più completa e molto più sviluppata. Quindi nel caso, ovviamente, vi consiglio anche il recupero di quel libro, che sarà uno dei prossimi recuperi che farò, perché voglio proprio leggere com'è la storia nella sua completezza. E se amate la cultura giapponese o siete comunque affascinati da quello che è il folklore del Giappone, sicuramente ve li consiglio. L'ultimo libro che ho letto invece è stato una sottospecie di saggio, no, non una sottospecie, è stato un saggio a carattere filosofico che riguarda la figura del manga, nonché film d'animazione di Hayao Miyazaki, di Nausicaa della Valle del Vento. Anche questo l'ho scaricato approfittando dell'opzione del Kindle Unlimited, che non ho più rinnovato alla fine, proprio perché volevo finire di leggere questo libro, ma sono riuscita a finirlo in tempo, quindi non lo rinnoverò per un altro mese. Ed è stata una lettura davvero molto molto interessante. In pratica è una totale analisi critica di quello che è il manga di Nausicaa scritto da Miyazaki, nonché con anche accenni e, diciamo, distinzioni nonché comparazioni fra esso e la sua versione cinematografica. Se conoscete i film di Miyazaki, sapete che all'interno di ognuno di essi, in particolare in questo e anche in Princess Mononoke, si prende molto in analisi quella che è la figura, fra virgolette, della natura, ed è una, diciamo, una figura che qua viene davvero molto descritta, molto presa in considerazione e analizzata nel suo profondo. Ovviamente è un libro che consiglio caldamente a tutti coloro che innanzitutto hanno visto Nausicaa della Valle del Vento, che ancora non è stato ritirato fuori come stanno facendo al cinema ultimamente con tutti i film dello studio Ghibli, ma che so essere in programma. Infatti all'interno delle pagine di questo breve libro, perché anche questo non è molto lungo, saranno una cinquantina di pagine, il lettore viene trasportato all'interno di tutti quelli che sono i vari messaggi anche più profondi che entrambe le versioni di Nausicaa, quindi come detto manga e versione cinematografica, lasciano a colui che vede e o legge la versione cartacea. Perché, come ho detto, fra uno e l'altro molto spesso ci si può trovare davanti a paragoni che portano anche comunque a vedere come una stessa tematica o un stesso elemento da una versione all'altra prenda e assuma comunque sfumature, nonché anche magari a volte significati totalmente diversi, a partire, come ho detto, dall'amore della natura, a passare anche attraverso la religione, la filosofia, quindi comunque tematiche non proprio semplicissime, ma che sicuramente, per chi ha letto o visto il film d'animazione, io non ho letto il manga ma ho visto solo il film d'animazione, si ritroverà davanti e riuscirà comunque a comprendere molto più rispetto magari a chi non ha mai letto o visto Nausicaa, di cui comunque, come ho detto, vi consiglio caldamente il recupero o in una versione o nell'altra o in ambedue le versioni. Come ho già detto, all'interno delle pagine di questo libro si trovano comunque anche moltissimi riferimenti a quello che è il film d'animazione di Princess Mononoke, riferimenti che ho davvero molto molto apprezzato, soprattutto per quando si parla di natura, perché come sapete riguardo questo campo ambedue le versioni cinematografiche, quindi sia Nausicaa che Princess Mononoke, sono come due facce di una stessa medaglia, quindi ho davvero molto apprezzato questo volerli anche mettere a confronto fra di loro. Ok ragazzi, il video è terminato. Questi sono stati i libri che ho letto fra marzo e aprile. Voi che cosa avete letto? Fatemelo sapere qua sotto, che sapete sono molto molto curiosa di saperlo. Se avete letto qualcuno di questi libri, mi raccomando, fatemi sapere sempre qua sotto se vi sono piaciuti, se non vi sono piaciuti, che cosa mi dite voi riguardo i libri che ho letto. E niente, ci vediamo al prossimo video. Vi mando un bacione grandissimo e alla prossima. Ciao.